Le sedute dell'11 e 12 dicembre. Il Consiglio regionale, nelle sedute dell'11 e del 12 dicembre, ha svolto il dibattito generale ed iniziato l'esame dell'articolato della legge di assestamento al bilancio di previsione 2012. Nella mattinata del 12 dicembre, l'Assemblea si è riunita, in sessione straordinaria, sui finanziamenti per le persone affette da malattie neuromuscolari. Nel pomeriggio ha approvato la proroga, per 3 mesi, della Commissione Speciale d'Indagine sugli appalti in sanità e sulle gare bandite da SCR. 15ª edizione di Ragazzi in Aula. Una volta all'anno, a sedere nei banchi dell'aula, sono i ragazzi degli istituti superiori piemontesi. A loro tocca presentare e votare proposte di legge, simulando i lavori dell'Assemblea legislativa. 6 le proposte di legge selezionate per l'edizione 2012, 3 quelle approvate. Tra il pubblico, 6 studenti, un insegnante e il presidente di un quartiere del comune di Timisoara, Romania, dove nel 2011 è nato, prendendo spunto da Ragazzi in Aula, Tineri de Sid. I ragazzi decidono. Riunione del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Il direttivo della Federazione Regionale Piemontese dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, AICRE, presieduto da Valerio Cattaneo, si è riunito a Palazzo Lascaris per programmare il piano di lavoro per il 2013. Nel corso della riunione è stata approvata anche la risoluzione per la convocazione di un'assemblea convenzione costituente. Sul riordino delle autonomie locali. I nuovi e più incisivi controlli della Corte dei Conti sulle autonomie locali, l'impasse sulla riforma delle province e l'adeguamento costituzionale al pareggio di bilancio dovuto al cosiddetto Fiscal Compact. Su questi argomenti si è tenuto a Palazzo Lascaris il convegno sul riordino delle province e delle autonomie locali. La relazione giuridica è stata svolta da Giancarlo Astegiano, consigliere della Corte dei Conti, sezione piemontese. Il traffico degli invisibili. Per la sua importante posizione geografica, l'Italia rappresenta uno tra i confini più facilmente attraversabili per i flussi di immigrati clandestini e trafficanti. L'antropologa Desiree Pangers decide alcuni anni fa di ripercorrere al contrario una delle rotte principali di questo mercato illegale, quella che passa attraverso il cuore dei Balcani e approda in Italia tramite la porta verso Oriente, il Friuli Venezia Giulia. Il racconto del suo viaggio, il traffico degli invisibili, migrazioni illegali lungo le rotte balcaniche, è stato presentato a Palazzo Lascaris per il ciclo Filo Diretto.